ci sono delle certezze, cioè l'orario della caduta, il luogo della caduta, la stanza 609, e il resto sarà compito del processo ricostruirlo. Martina Rossi morì il 3 agosto 2011 alle 6:55 dopo essere precipitata da un balcone al sesto piano di un hotel delle Baleari. Si trovava nella stanza 609 dell'hotel Sant'Anna, dove alloggiavano Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, due giovani aretini di Castiglionfibocchi, oggi sul banco degli imputati. Sono infatti accusati di morte come conseguenza di un altro reato, ossia la tentata violenza sessuale. Con l'audizione del primo test dell'accusa si è entrati nel vivo del processo, ascoltata l'agente della polizia giudiziaria presso la procura di Genova, Luana Bono, che ha portato avanti le indagini. C'è stato, secondo me, un tentativo, ecco, da parte, diciamo, della difesa, di andare a vedere se ne avevano le ragioni, forse di indagare, di fare le scadenze, i tempi, se li hanno rispettato. Niente, ecco, che andasse a vedere le motivi, le ragioni, ecco, per cui Martina è caduta. Assenti per impedimenti invece gli altri consulenti della procura. Per l'accusa sostenuta in aula dal procuratore capo Roberto Rossi, Martina non si sarebbe suicidata, bensì sarebbe precipitata cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. L'unica volta che ho visto mia figlia, diciamo così, sul tavolaccio, aveva un segno, diciamo così, sul labbro. Che io, che ho fatto da ragazzo attività sportiva e via dicendo, solo ho capito, ecco, che ci vuole un quarto d'ora di tempo, ecco, per gonfiare. Poi la faccia era molto bella, una persona che cade di lassù e se fosse battuta, via dicendo, non avrebbe più avuto non la pelle, nemmeno il viso.